salotto di Licia Raimondi, in collaborazione con Fuel Power, i tuoi distributori di carburante di qualità. Betra SRL, Bobcat Official Partner. Zona industriale Ficarazzi, Palermo. Ricambi. Assistenza. Vendita e noleggio. Amici del salotto, bentornati. Qual è lo stato di salute dell'economia siciliana alla luce delle criticità degli eventi internazionali dopo oltre 2 anni di pandemia? Come stanno le nostre imprese? Cosa ci aspetta? Ipotizziamo qualcosa per il futuro, cerchiamo di capire come e cosa dobbiamo fare. Con Agostina Porcaro, benvenuta. Buonasera. Ingegnere, vicepresidente dell'ANCE Giovani Nazionale. Sì, corretto. Come stai? Molto bene, grazie per l'invito. Auguri. Grazie. Che mese? Settimo appena adesso. Portati benissimo. Troppo buono il bimbo e fortunata la situazione almeno finora, quindi sì, devo dire è un momento molto, molto bello dal punto di vista umano. È un maschietto? Sì. È un maschietto. Sì. Come si chiama? Ancora non lo svegliamo perché siamo in trattative col papà, quindi... Che salutiamo, Antonio Rini ovviamente, caro amico anche lui. E salutiamo anche Antonio Cancasci, vicepresidente del comparto Energia e Ambiente di Sici Industria Palermo, se non che è amministratore delegato Levant Oil. Benvenuto. Benvenuto, correggo solo, sono socio e non più amministratore, quindi è bene chiarire le posizioni. Grazie di essere stato invitato. Grazie per il chiarimento. Assolutamente sì, e confermo tutto tranne la mia, in questo momento, carica che è ben altro. Okay. Grazie dell'invito, veramente. Oggi affrontiamo temi delicati. Saluto anche Gregory Bongiorno, presidente di Sici Industria, consigliere delegato a AGESP, azienda operante in Italia nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, se non che vicepresidente nazionale Confindustria Cisa Ambiente. Tutto corretto. Tutto corretto. Sì. Grazie all'invito, Licia. E poi salutiamo anche in collegamento l'avvocato Massimiliano Albanese, che è benvenuto, avvocato. Buonasera a tutti, grazie Licia per l'invito. Presidente Apices, che per chi non lo sapesse è l'Associazione Professionisti e Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale, e segretario nazionale dell'UCI, Unione Consumatori Italiani, italiana. E quindi lei si trova a Roma, quindi potrà partecipare soltanto così, con Skype. Quindi quando vorrà anche intervenire si faccia sentire, così la chiamiamo. Nel frattempo comincio a sentire gli ospiti studio, poi ci colleghiamo con lei tra non molto, d'accordo? Sì, molto, seguirò con molta attenzione, grazie. Molto bene. Allora, queste criticità, come dicevo prima, gli eventi internazionali hanno fiaccato le imprese siciliane, e leggevo anche oggi sul giornale che il comparto tessile, imprenditori che operano nel settore tessile in Sicilia hanno anche avuto una mazzata economica per l'Expo, a causa dell'export. C'è il problema del caro energia, c'è il problema del rincaro delle materie, ci sono tante criticità, ci sono anche tante opportunità, perché appunto il PNRR, che parla pure di resilienza, un'auspicata resilienza, ancora dobbiamo avere un po' di soldi, credo. Chi vuole iniziare, insomma, a parlare? Partiamo da Gregory, buongiorno. Facciamo per galanteria prima, così. Mi è piaciuta, grazie. La sua galanteria. Ok.
Allora, lo stato dell'arte, lo stato di fatto delle imprese, io naturalmente mi occupo di costruzioni, quindi il mondo dell'edilizia nel settore pubblico e rappresento anche l'edilizia nel settore privato, ha certamente vissuto un momento molto positivo, in senso stretto e non in senso lato in questo momento storico, ma sicuramente di grande crescita, lungo tutto il 2021. Si veniva da una decrescita durata circa, da una crisi profonda durata circa 10 anni, con una finestra purtroppo, quella del 2020, che ha visto problematiche legate alla pandemia che hanno un attimo frenato, ma il 2021 è stato certamente un anno positivo. Hanno giocato un ruolo di particolare importanza gli incentivi, i bonus, tutti il 110, il bonus facciata, quindi in tutte le forme gli incentivi statali certamente hanno favorito la ripresa del settore. In ambito pubblico si è avuto anche lì una ripresa perché ci sono stati nuovi bandi di gara, quindi si è sicuramente registrata una crescita. Oggi è un momento di particolare crisi, ma crisi legata a fattori naturalmente geopolitici ed economici. Noi come imprese stiamo vivendo purtroppo il problema che vive tutta l'intera società, che vivono le famiglie, che vivono i privati, che vivono i vari operatori economici, ma certamente noi stiamo vivendo, in quanto elementi terminali di una filiera, stiamo vivendo il problema del caro materiali. Questo è un problema che riscontrano i consumatori tantissimo, perché chi in atto sta ristrutturando una casa si trova a dover spendere di più rispetto a dei preventivi già fatti per le materie prime, e questo è un problema riscontrato da tante persone. Ma è possibile che questo problema sia così tanto contestuale, cioè subito stimolo risposta, neanche il tempo? Assolutamente sì, assolutamente te lo confermo, e tu hai proprio centrato uno degli aspetti e delle criticità rilevanti, cioè quello che noi verifichiamo non è tanto un aumento dei prezzi, che tutto sommato nella storia, per chi studia economia, ha sicuramente sempre avuto con curve ascendenti e discendenti, sicuramente nei ricorsi storici c'è sempre stato un aumento dei materiali. Il problema che si rileva è che il lasso di tempo all'interno del quale questo aumento avviene o questi aumenti avvengono è estremamente ridotto. Al punto che noi come imprese, ma diciamo tutti un po' appunto gli operatori economici, non riescono ad adeguare i prezzi, quindi noi abbiamo in troppo poco tempo variazioni eccessive, quindi i contratti che sono stati fatti anche mesi fa oggi risultano assolutamente non più praticabili sia dal cliente finale, ma soprattutto le imprese che si trovano a dover eseguire determinate opere certamente hanno una difficoltà, quindi sia in termini di costi sia in termini di reperimento delle materie, perché purtroppo c'è anche un aspetto legato alla non reperibilità delle materie prime, o comunque le stesse molto spesso hanno dei tempi di consegna che sono completamente non compatibili con un cronoprogramma e con dei tempi da rispettare. E quindi che si fa? Chi sta costruendo o ristrutturando, come si fa? Ecco, anche lì, noi come imprenditori ti direi siamo per natura votati a risolvere i problemi, o quantomeno ci proviamo. Questo è un problema che è più grande di noi, quindi da un lato noi abbiamo degli obblighi contrattuali, sia con la committenza privata, sia con la committenza pubblica. Quello che chiediamo, abbiamo chiesto, sia in ambito, quindi come categoria, come ANCE nazionale, sia come a livello territoriale, perché non dimentichiamo che anche la nostra realtà di Palermo, anzi colgo l'occasione per salutare il nostro presidente Massimiliano Miconi, il presidente di ANCE Palermo. Ah, anch'io lo saluto. Abbiamo molto puntato questa attenzione nella richiesta di misure strutturali di revisione di prezzi. Quindi cosa si può fare? Certamente cercare di andare avanti, ma chiedendo quello che sono delle riforme o degli aiuti finanziari da parte dello Stato, del governo. Quindi noi chiediamo strumenti assolutamente concreti e che siano misure strutturali. Possiamo entrare nel merito, nello specifico noi chiediamo una revisione dei prezziari, una revisione dei prezzi
Quindi che ci sia un adeguamento assolutamente, come dire, intanto un sistema auspicabilmente automatico di revisione dei prezzi, armonizzandoci a quello che è il contesto europeo in cui già questo avviene. Ad esempio in Francia c'è addirittura un adeguamento prezzi su base mensile, proprio perché l'oscillazione e la variazione dei prezzi è eccessivamente accelerata rispetto al lasso di tempo. E poi naturalmente chiediamo che lo Stato intervenga con dei propri fondi, anche perché sì, viceversa si rischia di mettere a rischio le misure del PNRR. Ah, quindi fondi extra. Allora, anche questo ce lo siamo posti come tema, in realtà esistono già dei fondi previsti per adeguamento dei costi. L'idea che propone ANCE è quella di possibilmente fare meno opere ma avere i fondi necessari, quindi rispetto a quello che è il totale dei fondi, circa 220 miliardi di euro previsti dal PNRR, possibilmente destinarli a un minor numero di opere purché queste possano essere realizzate. In realtà esiste già un fondo, è stato stanziato nel 2020 il fondo per la prosecuzione delle opere, che si è aggiunto a un fondo stanziato nel 2021 per la compensazione, è stato aggiunto un fondo, quindi quello precedente con il decreto Sostegni Bis, che poi in seguito alla legge di bilancio è stato esteso anche al secondo semestre del 2021, e in ultimo al gennaio 2022 col decreto Sostegni Ter si è ulteriormente aggiunto una quota di 120 milioni per un totale di 320 milioni di fondo al quale si può attingere, quindi quello che chiediamo è proprio questo. E quindi c'è la possibilità di trovare dei soldi per andare incontro a queste imprese. Dottore Cancasci, allora, dal suo punto di vista, come non detto lui? Come? Non hai detto lui? Ci ho ripensato. Vabbè, a volte è casuale, è una battuta. Sì, comunque ci può stare, magari possa nascere questa curiosità. Dal suo punto di vista, dal punto di vista di un imprenditore come lei, così affermato, che ho oltre 100 dipendenti, petroliere, si può definire così? Adesso sì, che è un sito che possa acquisire petroliere. Esatto. Sì, oggi sì, prima era una nomea fra amici, così adesso lo è divenuto, perché abbiamo un sito a Mazara del Vallo dove ospitiamo, dove compriamo con delle petroliere. Uh-huh. E voi avete risentito della situazione, se sì da che punto di vista, e se avete anche potuto apprezzare delle opportunità offerte dal governo oppure no? Assolutamente sì. Allora, devo dire che in questo momento ci sono delle cose che chiaramente non posso, per ragioni di segretezza, dire qui, che sono ogni giorno discussione con Roma. Noi siamo i principali clienti della Kuwait in Sicilia e ho rapporti direttamente con Roma. Posso semplicemente e brevemente dire che sta avvenendo un contingentamento di prodotto scaturito dal fatto che credo che lo Stato abbia già fatto una preallerta sulle raffinerie, creando chiaramente una scorta per un'eventuale guerra, spero mai. È chiaro che sono tutti quanti, già è dovuto questo piano, ci sono delle scorte che tutti quanti noi, i depositi fiscali, ci impegniamo, compreso i costieri e le raffinerie. E dopo è dovuto anche al fatto, proprio ne parlavo poco fa con un analista di questa cosa, questo contingentamento di prodotto nasce dal fatto che, bisogna ammetterlo, la Russia è il secondo paese che produce il gasolio 10 ppm. Chiudendo i rubinetti in questo momento con queste sanzioni che tutti quanti conosciamo, chiaramente l'offerta è ridotta, la domanda lo ha superato e, come in una legge di mercato, c'è uno spreco fra l'offerta e la domanda, e quindi le società stanno riducendo al massimo, diciamo giustamente, perché considerate che non avendo un rubinetto aperto grande quanto la Russia, che prima c'era mercato aperto, oggi purtroppo questo mercato non c'è più, quindi questa domanda che è rimasta aperta tale e quale non può chiaramente essere soddisfatta dall'offerta, in quanto il prodotto è tenuto sotto scorta per n motivi, e chiaramente si deve capire come sarà distribuito, perché se questa guerra continua credo che non ci siano spazi nemmeno al dialogo. Pertanto io sono un partecipe di questa cosa, noi ordiniamo 100 e ne arrivano 70, con la paura che questo 70 possa divenire anche 60.
L'intervento dello Stato è stato fondamentale, devo dire, 25 centesimi sono veramente tanti, e da veramente fare complimenti allo Stato, soprattutto anche al nostro Presidente del Consiglio Draghi, che ha veramente avuto questa lucidità, possibilità, oltretutto, di poterlo fare in un momento che ha aiutato l'economia. Chiaro che non è risolutiva. È un momento che, come sapete tutti, fra meno di 20 giorni, anzi 24 giorni, ritornerà al suo posto. Mi auguro che facciano una proroga. Sta aiutando tanto l'economia, soprattutto ai trasportatori che avevano dei contratti importanti, che dovevano salire la merce al nord e poi riscenderla di nuovo. E chiaramente quello che sono le quattro ruote è un bilancio pesante per ogni trasportatore e per tutta la gente che ne fa veramente tanto, è la sua prima voce nel bilancio aziendale del carburante. Certo, sono momenti di tensione. Questo chiaramente, fate i conti che questo aumenti dovuti anche a speculazioni, ma soprattutto a una verità che è quella che ho appena finito di dire adesso, porterà dei problemi chiaramente e si ripercuterà sui consumatori, negli scaffali, perché chiaramente sono previsti dei duri e inasprimenti chiaramente prezziali da parte dei trasportatori che non sono ben disponibili più a rispettare il vecchio contratto, e tutto quanto costerà di più, avrete degli aumenti abbastanza importanti che vedrete fra poco, perché la guerra è iniziata da un mese, ma lo strascico comincerà adesso a vedersi, cioè tutto quello che in questo momento c'è stato in evoluzione con la guerra, con parti, merce che non arrivava, di carburante, tagli, restrizioni, offerte, è arrivata a 2,20 euro, era innegabile, l'avete visto tutti, è stata calmierata dal fatto che una serie di notizie fra incontri con i due paesi in guerra hanno un po' calmerato i prezzi, e l'entrata dello Stato ha fatto scendere i prezzi, ma aspettatevi fra qualche mese chiaramente uno scenario diverso da questo. Io mi auguro che questo non avvenga mai, soprattutto per la gente che ha già i suoi problemi ed è veramente in piena pandemia, ha avuto i suoi problemi a casa con dei licenziamenti, posti di lavoro e quant'altro. Mi auguro veramente che tutto questo si possa risolvere in una bolla di sapone, anche se un pensiero mio oggettivo, ma non credo che sia che andrà così. Lo scenario non sembra proprio roseo, vabbè, già si vede, no? Rincari delle bollette, gas, luce, e poi il carburante. Pensate, ho sentito che in Spagna, non so in quale città, c'è stata una protesta degli autotrasportatori proprio per il rincaro della benzina, che ha poi portato i supermercati a razionare i beni di prima necessità. Dottore, buongiorno. Lei cosa ne pensa di tutto questo? Tra difficoltà strutturali, infrastrutturali, rincaro materiali? Ma ovviamente si è fatto cenno al recente conflitto bellico, che è una di quelle concause che sta creando tutto questo. Dobbiamo anche questo sommarlo a quello che è accaduto con il Covid, con la pandemia. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che direi l'Europa e in qualche modo il mondo intero da 15-20 anni ha abdicato il ruolo del manifatturiero alla Cina per maggiori condizioni di favore, soprattutto il costo del lavoro e non solo, l'universo mondo ha deciso che a produrre tutto doveva essere la Cina e comunque i paesi asiatici, il Far East. Vorrei ricordare quello che è successo non più tardi di 2 anni fa con le famose mascherine o i DPI che servivano in qualche modo a proteggere le persone. La Cina in qualche modo si è bloccata, perché anche lì c'era il Covid, è partito da lì ovviamente, quindi si erano bloccate le produzioni, non arrivava più nulla in tutto il mondo. Allora, l'Italia è la seconda manifatturiera d'Europa, però siamo distanti rispetto a quello che erano i numeri, i volumi degli anni del dopoguerra, degli anni 50, 60, 80, gli anni d'oro dell'Italia. Se in qualche modo non si ritorna a mettere al centro la produzione, il manifatturiero, ma in generale l'impresa, nell'agenda della politica, questa locale, regionale, piuttosto che nazionale, questa situazione di stallo, di emergenza, di crisi, continuerà per un bel po' di anni. Quello che deve in qualche modo preoccupare è anche l'aumento di tutti questi costi, che poi si traducono in una cosa che si chiama purtroppo inflazione. Sì. Noi non eravamo più abituati. Sì, è vero, ha ragione. È un termine desueto ormai, esatto. Invece di nuovo alla nostra, noi, della ecco, nostra quotidianità. Da più di un ventennio avevamo dimenticato, le nuove generazioni non sanno neanche cos'è l'inflazione, non hanno conosciuto
i tassi di interesse al 18-24%, che poi sono quelli che in qualche modo consentivano ad una classe media e a una famiglia di due insegnanti di costruire la prima casa e la seconda casa. Non c'eravamo più abituati, oggi con tassi di interesse bassissimi, intorno insomma al qualche punto percentuale, hanno consentito in qualche modo aziende e famiglie a rimanere a galla, un'inflazione sostanzialmente pari a zero, e ora tutto questo comporterà ulteriori problemi, perché noi non abbiamo né l'istituzione famiglia, ma neanche il mondo delle imprese abituate a sopportare tutto questo. Come se ne esce, che dobbiamo iniziare a pensare alla soluzione. Qui serve una che in qualche modo lo Stato, la Regione, qualsiasi ente pubblico vada a sostenere. Io ricordo quello che dopo appena pochi giorni che si è insediato il Presidente Draghi disse: questo è un momento in cui non bisogna chiedere denari alle imprese, ma bisogna darli. E purtroppo credo che questa frase dovrà essere un po' il leitmotiv dei prossimi anni della la politica economica dello Stato, della Regione, via discorrendo. In qualche modo vanno sostenute le imprese, di conseguenza quindi anche i lavoratori. È un circolo vizioso che se non si riesce in qualche modo a interrompere sarà un cortocircuito difficile da recuperare. Noi ci auguriamo ovviamente che la guerra finisca presto, perché certo, così come accennavo al volere di abdicare alla produzione in Europa e non solo, la stessa cosa è stata fatta sull'energia. Senza entrare in questioni polemiche che riguardano il nucleare o meno, comunque vada, l'Italia non ha iniziato più a investire sull'estrazione del gas, su quello che riguarda la produzione elettrica. E questo è il risultato. Dovremmo pagare il gas in rubli, a quanto pare. Ma quella è una forma tecnica di Putin, per non svalutare sua moneta. Solo quella gli rimane in questo momento. Va bene, la deve tenere ben cara la sua moneta. Dico, su questo si tratta gas, quindi parliamo di un po' di quello che faccio io. Devo dirvi che purtroppo paghiamo gli errori dei nostri predecessori governi, perché non bisognava puntare su un'unica fornitura così grande. Un paese, dico, non siamo i soli, la Germania non è messa molto meglio di noi, e così anche la Francia, per carità. Però bisognava organizzarsi con altri paesi, creando varie alternative. Dove oggi si deve bussare oggi? Ma l'Algeria oggi è la prossima candidata. Il ministro degli esteri da poco, Di Maio, ha concluso un'operazione con loro, ma non vi aspettate che, per come conosco la materia, si aprono dei semplici rubinetti e arriva. Chiaro che c'è tutto un passaggio di contratti e anche di oleodotti che ancora non sono stati nemmeno definiti. Pertanto potrà essere un progetto al prossimo triennio, ma adesso, nell'imminente, cosa facciamo? Perché le conseguenze sono che voi dovete sapere che molte industrie vanno al GPL, che lo hanno cambiato col metano, che oggi costa tre volte tanto. Centrali importanti hanno cambiato anche le raffinerie, le loro produzioni interne di raffinerie, che andavano a mezzo carburante che era usato il metano, adesso usano il GPL. Per questo c'è anche uno scarso, c'è un approvvigionamento anche lì da parte di loro, che non lo mettono in campo, e presto ci sarà anche qualche difficoltà, perché il metano adesso, per ragioni N che tutti conosciamo, costa tre volte tanto, quindi una serie di problematiche. Io mi auguro che l'Algeria possa essere un'alternativa per l'Italia, perché per la comunità europea. Spero bene. Anche io lo spero, penso tutti noi. Voleva aggiungere qualcosa, dottore? No, dicevo, rispetto a quello che diceva Antonio, il gas, il GPL è stato l'ennesimo problema. Quello che si sta anche verificando, ad esempio, già da circa una settimana, il distretto della ceramica in Emilia Romagna ha chiuso le fabbriche, perché in questo momento il costo del prodotto costa più del prezzo del mercato. Di conseguenza, se uno decide di continuare a vendere, rimanere aperto, sta vendendo in perdita, sta lavorando in perdita. L'Asso Beton, l'associazione degli impianti di calcestruzzo e comunque del cemento, Agostina probabilmente sarà più informata di me, ha già annunciato una chiusura degli impianti. Sostanzialmente la gente in questo momento ancora non mette in cassa integrazione, Alicia, ma chiude, mette in ferie le persone, o comunque serra un po' i ranghi,
produce meno. Questo paradossalmente continua a far aumentare i prezzi perché abbiamo una domanda in qualche modo costante, l'offerta che diminuisce perché c'è meno produzione, quindi ancora prezzi che continuano ad aumentare, ma nel frattempo le aziende, ecco, sono entrate in questo circolo vizioso e l'altra grande preoccupazione è che si possa ritornare ad utilizzare la cassa integrazione. Così come si è fatta con, nel caso del Covid, in quel periodo sì. maledetto in cui sì. le aziende, non sì. per ragioni lì legate a certo. questioni sanitarie e per disposizione di avere il PCM, poi anche diciamo che cioè, hanno anche diciamo, approfittato di questa situazione. Ma come dice fortuna... bene lui, era passata questa cosa della cassa integrazione, cioè non c'era più, l'economia stava andando bene, adesso esatto. con la pandemia e questa guerra in atto si è ritornato ai tempi indietro, c'è cioè qualcosa che dei scenari veramente apocalittici, io mi auguro che veramente possano i nostri figli non vedere queste cose. In questo momento chi ha impresa ha veramente paura, ha certo. fatto un'ottima osservazione il Presidente. Cioè il gas sta facendo chiudere delle attività importanti la ceramica, che magari qualcuno sembra che sia un'alternativa a casa, ma credo che sia uno dei più importanti introiti che in Italia abbiamo. Cioè, sono delle cose importanti che nessuno ci fa caso. E quindi queste sono paure che si ripercuotono, sono le nostre angosce e paure. Speriamo veramente bene, speriamo in un governo che ci possa dare veramente, trovi una soluzione, un piano B a queste vicende. Siamo allora, veramente augurosi. Abbiamo in collegamento l'avvocato che ho presentato prima, l'avvocato albanese. Ecco, siccome lei è una figura veramente trasversale tra le imprese, perché lei è presidente effettivamente è un duplice punto di vista, esatto, dell'associazionismo di impresa e consumatori, dei consumatori, perché quindi... lei è anche vice segretario nazionale dei Luci, quindi esatto. visto che lei ha sentito gli ospiti e quello di cui abbiamo parlato, sì, proviamo a fare un po' di sintesi perché gli spunti sì. che hanno offerto sono stati molto interessanti e mi riallaccerei sì. all'ultima cosa che è stata detta, la paura, la preoccupazione per la situazione. Io mi sentirei polemicamente di dire che però il mercato si sta nutrendo di questa paura e tornerei un attimo a parlare di petrolio, perché ci dà la possibilità di fare un esempio sintomatico di quello che ad avviso insomma di chi come me si trova a metà strada tra le due categorie, quella dei produttori e quella dei consumatori, ecco, ci dà l'idea appunto di quello che sta avvenendo, di come il mercato si nutra di queste paure, a volte in maniera anche speculativa, direi particolarmente speculativa. Noi oggi abbiamo il prezzo del petrolio, me lo potrà confermare l'esperto della materia, imprenditore che è il vostro ospite, che si attesta grosso modo sui 100 euro. Mi pare che oggi Brent, che è una tipologia, quella che costa meno, stia sui 102 qualche centesimo a barile, e il WTI, che è quello più costoso, 107 qualcosa meno di 108. Corretto. Bene, cosa significa questo? Significa che 159 litri di petrolio, ossia un barile, costano quella cifra, ossia a occhio e croce 65-67 centesimi di euro. Com'è possibile che quello stesso litro, una volta raffinato e finito al distributore, arrivi a costare più di 2 euro? Non è una speculazione che fanno sicuramente i petrolieri, questo possiamo subito dirlo. Il costo non è dato del carburante dal guadagno del petroliere, se non in minima percentuale, ed è comunque assolutamente lecito. Non è dato dal guadagno del distributore, che anche lì incide pochissimo. In realtà chi lucra più di tutti su questo è lo Stato, quello stesso Stato che ci ha tolto 25 centesimi di accisa per un periodo limitato, prendendoci sostanzialmente in giro, signori, dobbiamo dirlo, prendendoci in giro perché? Perché di fatto noi abbiamo un sistema per il quale su quel costo di materia prima per realizzare il litro di carburante abbiamo ben 19 voci di accisa che vanno da quelle più antiche raggruppate in un'unica accisa dal 93 in poi, che comprendevano le famose antiche problematiche della guerra d'Abissinia e quant'altro, tutte raccolte in un'unica accisa dal 93 in poi, dicevo, e poi tutta una serie di nuove aggiunte addizionali che arrivano fino ai giorni nostri, la più cara delle quali, tanto per dare un dato, è quella che serve a finanziare ancora oggi il famoso decreto salva Italia del governo Monti,
che tutti ricordiamo. In questa situazione, quindi, noi abbiamo un aumento del costo determinato dalle imposte e poi ci paghiamo l'IVA. Ora, l'IVA nel nostro sistema è determinata da quattro aliquote, 4, 10 e 22%. Queste aliquote sono differenti a seconda della quantità di valore aggiunto che ciascun bene di consumo poi arriva ad avere o servizio. 4% chiaramente sono i beni di prima necessità, gli alimentari, per intenderci, o cose del genere, 10% sono i beni a basso valore aggiunto, 22% sono i beni con il più alto valore aggiunto, quelli sui quali appunto c'è un valore dato dalla produzione, dalla distribuzione, eccetera. Noi applichiamo sui carburanti il 22%, quindi consideriamo di fatto il carburante, che dovrebbe essere un genere di prima necessità, in realtà un bene di lusso, un bene dal quale applicare l'aliquota massima di IVA. Ma dove applichiamo questa aliquota IVA? La applichiamo sulle accise, perché di fatto il valore aggiunto, unico valore aggiunto rispetto a quella che è quello che è il costo di produzione base, oltre al costo del petrolio e poco più per la raffinazione, è dato dalle accise. Quindi di fatto diventa un bene di lusso perché è tassato come un bene di lusso. Solo per questo è un meccanismo micidiale per il quale alla fine noi paghiamo una tassa, l'IVA su quella tassa e nella misura massima. E poi ci ritroviamo ad avere la presa in giro, mi scuserete, di 25 centesimi di riduzione sul totale delle accise. Non è accettabile. I cittadini italiani devono sapere che sarebbe molto più corretto da un punto di vista economico di sistema tassare il carburante quanto al suo valore aggiunto come un bene di prima necessità, dunque al 4%, non al 22%. Questo avrebbe la logica. Sarebbe corretto tassare questo valore esclusivamente sul suo valore reale, ossia quello del costo di produzione, non anche sulle accise che determinano il prezzo finale. Dunque è un meccanismo assolutamente irrazionale che porta un vantaggio esclusivamente allo Stato. E avvocato, è d'accordo, questo, è sempre sì. L'inadeguatezza delle politiche governative. Perché guardi, il carburante è un bene di lusso, ma poteva esserlo negli anni 20, quando insomma sono nate le prime automobili, ma oggi non ha senso, direi proprio di no. Necessità, dunque dobbiamo renderlo accessibile a chiunque. Quanto poi alla paura di cui parlavamo prima, possiamo fare degli altri esempi. Qui è lo Stato che gioca sulla paura, giocano anche i mercati, le imprese. Non si è parlato, perché forse non era tra gli argomenti della serata, del dramma, però si è parlato di inflazione, di aumento del costo della vita in generale, di diminuzione del potere d'acquisto. Ci sono state alcune città in Italia, soprattutto nel nord, dove un chilo di pane è arrivato a costare 9 euro. Come si spieghi tutto ciò? Non è dato saperlo, è totalmente irrazionale, perché se analizziamo anche sotto il profilo della problematica geopolitica in atto, il problema del grano, il principale produttore europeo di grano è proprio l'Ucraina, è nota come il granaio d'Europa, ha chiaramente dovuto sospendere la produzione e l'esportazione a seguito della crisi, i porti bloccati, i trasporti impossibili, dunque si è interrotta questa produzione. Il prezzo del grano tenero è schizzato alle stelle, 400 euro a tonnellata attualmente, è un prezzo molto alto rispetto a quella che era la media precedente, ma questo aumento era cominciato anche prima. Prima della guerra c'era stato un accaparramento di materia prima da parte della Cina che ha determinato un primo aumento. Durante la guerra c'è stata una decisione assolutamente sciagurata dell'Ungheria di bloccare l'export di grano verso il mercato comune. Peraltro c'è da dire in palese violazione del Trattato di Lisbona, che non consente queste decisioni a danno degli altri partner europei. La conseguenza di ciò è stata un ulteriore aumento che ha portato il grano tenero alle stelle. Oggi l'Ungheria ha cambiato idea, ha riaperto l'export e dunque il prezzo sarebbe dovuto scendere. Così non è. Peraltro, il costo del grano incide sulla realizzazione di un panificato grosso modo per il 25%, e tutto il resto arriviamo ad avere il pane che costa 9 euro al chilo in alcune città. Non è razionale, non ha un senso. Dunque c'è evidentemente una speculazione ai danni dei consumatori sulla base della paura. Ma poi, scusi, non ha un senso economico. Scusi, avvocato, ma la farina comunque non è nei magazzini. Cioè adesso si parla del rincaro delle colombe pasquali, ma dico, sono anche prodotti che si conservano? Appunto. Giusto? Ci sono delle scorte.
gli esami degli organismi legati al mondo della produzione alimentare, varie associazioni di categoria, lo stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e quant'altro, hanno dimostrato che le scorte ci sono, per adesso non manca la materia prima. Alcuni supermercati hanno razionato la distribuzione, se ne parlava prima, è vero, perché hanno paura che si blocchino i trasporti a causa dell'aumento del rincaro, ma non ha senso. Ne fanno le spese sempre solo i consumatori, a danno dei quali poi ricade, come anello finale di una catena, tutta la conseguenza di questa irrazionalità economica delle scelte, di questa speculazione pura. E questo a mio avviso va fortemente sottolineato. Si è parlato di edilizia, è avvenuto lo stesso anche nel settore edilizio. Perché il rincaro delle materie prime, con le conseguenze di aumenti dei costi, eccetera? Rincaro delle materie prime si potrebbe giustificare sotto un profilo economico dicendo, appunto, costa il gas per portare avanti la realizzazione di alcuni prodotti, si è parlato prima di ceramica e quant'altro, è aumentato il costo del ferro che arriva da quelle aree del mondo, è aumentato il costo del carbon coc che viene prodotto anch'esso in gran parte in Ucraina e comunque nelle aree diciamo appartenenti alla Federazione Russa, e dunque c'è un aumento dei costi della materia prima, una difficoltà dei trasporti, tutto vero, ma quanto incide questo sull'aumento dei costi? Poco, perché in realtà l'aumento dei costi delle materie edilizie è stato determinato da una speculazione dei produttori del materiale che serve per le costruzioni, poiché è aumentata esponenzialmente la domanda con tutti gli incentivi legati ai famosi super bonus. Sono aumentati il numero dei cantieri. Chi è nel settore sa che oggi come oggi è difficile reperire manodopera e ponteggi, oltre che materie prime, per poter impiantare un cantiere per ristrutturare un condominio. Eppure, nonostante questa richiesta enorme, i prezzi sono estremamente aumentati. Sarebbe stato più logico che a fronte di un aumento della domanda ci fosse stato un livellamento, o quantomeno un aumento ponderato, non così eccessivo, in tutti i settori, un aumento che non si spiega, che non ha un fondamento economico logico, sono speculazioni, pure speculazioni. Questo sostiene l'avvocato albanese, credo che l'ingegnere Porcaro si senta chiamato in causa su questo tema. Mi consenta di dire una cosa, sì? Uno scurso per l'ingegnere. Prego. Prima le ho sentito dire ci vorrebbe un adeguamento dei prezzi, è vero. Naturalmente l'adeguamento dei prezzi dovrebbe tenere conto dell'andamento del mercato, quindi consentire all'imprenditore di adeguare appunto in base alla problematica dell'aumento di prezzo, adeguare il costo del lavoro che dovrà eseguire. Ma però anche questo non si può ripercuotere ai danni dei consumatori ancora una volta. Quindi diciamo che dovrebbe esserci un sistema che pondera le due posizioni e che determina degli aumenti che tuttavia non siano poi una ricaduta diretta sul cliente finale che deve pagare il lavoro, altrimenti sarebbe un ulteriore problema sempre ai danni dei soliti nomi. Agostina, non so cosa ne pensa. Sì, no, intanto accolgo i suoi input perché sono assolutamente interessanti. Due aspetti, la speculazione, certamente ci sono meccanismi che esulano da quello che sono dei processi strettamente economici e quindi l'aspetto speculativo certamente danneggia. Noi in questo senso come imprenditori e come imprenditori seri ci sentiamo parte lesa di questi meccanismi speculativi che molto spesso afferiscono alla componente produttori-fornitori, quindi noi siamo in qualche maniera i clienti finali insieme al cliente finale che poi diciamo avrà l'opera finita. Siamo in qualche maniera, subiamo passivamente queste speculazioni, tant'è vero che come ANCE stiamo facendo una campagna serratissima anche sulla qualificazione delle imprese e affini, quindi anche lì non è normale che nel 2021 in soli 6 mesi si sia registrato un aumento di circa 11.000 imprese che sono costituite da mere partite IVA quindi che non implicano come nel settore pubblico una qualificazione, una rigidissima selezione e certificazione, ma molto spesso chi era esercente o aveva un'attività economica di qualunque tipo si è dalla sera alla mattina trovato a eseguire opere di edilizia, quindi anche lì va fatta una distinzione tra quello che è il comparto serio, produttivo, da quello che invece determina quello che lei giustamente chiamava come speculazione, su questo siamo d'accordo.
Stiamo cercando di fare una campagna in merito alla, diciamo, alla richiesta di compensazione. Siamo d'accordo, non può questa gravare sul cliente finale e in qualche modo non si chiede, perché nell'ambito del settore pubblico sì, il cittadino paga indirettamente come paghiamo tutti, perché le opere pubbliche in qualche maniera sono finanziate da tutti i cittadini che vivono in uno Stato. Per quanto attiene al privato ci sono i bonus, e quindi non è tanto il cliente ma quanto sempre le imprese che si fanno carico di questi ulteriori rincari, però c'è un fatto come dire, incontrovertibile, che se il ferro tondo da costruzioni, da calcestruzzo, ha subito un aumento del 40% solo nei primi due mesi del 2022, questo è chiaro che non può essere assolutamente come dire, assorbito dalle tasche delle imprese. Le imprese non possono fare da cassa allo Stato, quindi anche lì bisogna trovare una soluzione. E quello che dicevano sia il dottore Buongiorno ma anche il dottore Cancasci prima, l'aumento del carburante purtroppo si riflette su tutti i materiali. Mm-hmm. Quindi noi abbiamo avuto sia un aumento del costo del calcestruzzo, che nel paniere dei 56 prodotti sui quali si registrava l'aumento dei prezzi nel 2021, non era stato neanche inserito, non era stato inserito il legno, è impensabile, cioè sono i primi materiali da costruzione. Quest'anno, negli ultimi mesi, ci sono impianti di produzione di conglomerato bituminoso in Sicilia che stanno proprio, sono in procinto di chiudere, come dice il dottore Buongiorno, perché non si può sostenere un costo così. Significa che le imprese falliscono. Cioè, se le imprese falliscono, non si parla più di cassa integrazione, si parla di licenziamento. Quindi anche lì è chiaro che non si può ripercuotere sul cliente finale, sul cittadino, ma quelli che ne fanno veramente le spese in questo momento sono le imprese. Cioè, noi come imprese a livello nazionale stiamo chiedendo non solo la compensazione, che per il 2021 non si è neanche concretizzata, perché sì, teoricamente è stata approvata, è stata prevista. Ci sono anche degli strumenti normativi che consentono di presentare le istanze, ma al momento le imprese che veramente, sia per il primo semestre, non parliamo del secondo semestre 2021, hanno ricevuto le compensazioni, sono assolutamente irrisorie come numero, come percentuale. Per il 2022 non si chiede soltanto la compensazione, si chiede una vera revisione dei prezzi. Certamente gli aspetti che sono legati a speculazioni è chiaro che debbano essere affrontate da strutture, da riforme strutturali portate avanti dal governo. Sono assolutamente condannabili. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi. Fuel Power, i tuoi distributori di carburante di qualità. Betra SRL, Bobcat Official Partner. Zona industriale Ficarazzi, Palermo. Ricambi. Assistenza. Vendita e noleggio. Bentornati, parliamo di economia siciliana e comunque della resilienza che è propria del DNA dei siciliani, delle imprese appunto della nostra isola. Certo che il fatto di essere un'isola probabilmente comporta qualche sacrificio per noi che ci viviamo. Non a caso si parla di ZES, zone a economia speciale, non a caso si parla di insularità. È uno studio che è stato appunto portato avanti dall'assessore all'economia Gaetano Armao, che vede nel fatto di risiedere in un'isola una tassa occulta per coloro che ci vivono, perché affrontano delle spese aggiuntive, che è una iniziativa che è stata riconosciuta e passata alla Camera e deve essere anche approvata in Senato per poi cambiare un articolo della Costituzione. Non è cosa da poco, e avere poi dei soldi. Non lo so quanti ce ne spetteranno, però dico già qualcosa. Dottore, buongiorno. Cosa ne pensa di tutti questi aspetti? Stiamo parlando di tante cose, sì, quindi si aggancia a quello che vuole, perché in effetti... No, la questione dell'insularità è stato un problema annoso, se ne parla da tantissimo tempo.
Questa volta questo governo regionale, in particolar modo l'assessore Tanarmao, in qualche modo si è intestato questa battaglia che, come ha ricordato, è un po' complicata, ma è stata in salita, ci sono tanti adempimenti che dovranno, e soprattutto bisognerà passare le fauci del Parlamento nazionale per poi, insomma, vedere la luce, però l'importante è essere partiti e in qualche modo aver riconosciuto delle somme che ovviamente non andranno al singolo cittadino ma al sistema Sicilia, che potrà migliorare i trasporti, le proprie infrastrutture e quant'altro, è un'ottima cosa. Andando proprio alle ZES, in Sicilia ne abbiamo due, Sicilia occidentale, Sicilia orientale. Sono delle zone economiche speciali dove in teoria dovrebbe essere più semplice, più favorevole fare impresa. Significa avere delle agevolazioni di tipo fiscale, ma anche di tipo non fiscale. In particolar modo un aspetto a cui gli imprenditori guardiamo con grande attenzione, che è la semplificazione amministrativa. Cioè avere delle autorizzazioni in tempi più rapidi, sostanzialmente alcune autorizzazioni, quelle più semplici, dovrebbero addirittura avere una riduzione di un terzo dei tempi, il tutto dovrebbe passare la richiesta di un'autorizzazione all'ufficio delle ZES, al commissario, ce n'è uno per ogni ZES. In teoria tutto questo dovrebbe, insomma, accelerare un po' i tempi, perché vedi, in questo momento, in un momento di grande difficoltà, ma in generale i paesi che in qualche modo sono partiti, una cosa che l'altro giorno in una presentazione, in un convegno ZES ho ricordato, non per togliere la primogenitura alla regione siciliana, ma le ZES nel mondo, ce ne sono 4.000. Sono partite altrove, il grosso si è sostanzialmente realizzato nel continente asiatico, nel continente pacifico, e il famoso Far East, zone come anche lo stesso Shanghai e quant'altro, hanno goduto di benefici fiscali, di benefici non fiscali, facendo diventare quei posti dei centri di grande produzione di ricchezza. Ben vengano, quindi. Assolutamente. Qui quello che ci preoccupa, a onor del vero, ma lo stesso ha fatto la Polonia, dove ce ne sono state 14, ma l'Irlanda, insomma, via discorrendo. Il vero rischio è che noi qui ci andiamo a impantanare sempre nelle secche della burocrazia, perché in teoria i commissari avrebbero un grande potere, però siccome il nostro è un territorio dove cane mangia cane, il rischio è che in qualche modo si venga stritolati gli stessi commissari dalle stesse leggi che in qualche modo loro dovrebbero, più che combattere, quantomeno utilizzare per fare più in fretta, perché altrimenti se le ZES diventano soltanto un'occasione per chi è già insediato nella zona ZES, perché ovviamente non sono tutti i territori, sono alcuni comuni, e in ogni comune, figuratevi che lo 0,05% del territorio siciliano è ZES, cioè significa sostanzialmente veramente pochi chilometri quadrati, mm-hmm. altrimenti sarebbe diventato qua insomma, una sorta di Eldorado la Sicilia, magari. Vabbè, non è brutto da immaginare, magari. No, la vedo un po' difficile, però... Sì, anch'io, però è bello però, sognare. Assolutamente, una zona franca siciliana. Una zona franca, sì. Esatto. Dubai in Sicilia sarebbe meraviglioso. L'unica cosa che appunto è che il rischio è che appunto i commissari non riescano in qualche modo ad accelerare i tempi, e quindi ci saranno pochi nuovi insediamenti produttivi, ci sarà chi in qualche modo avrà il capannone già insediato da diversi anni e godrà dei benefici fiscali, poi l'avvocato albanese faceva riferimento alle speculazioni, poi magari ci sarà un'altra speculazione sui capannoni in zone ZES, perché io l'ho comprato 20 anni fa a 1.000 lire, adesso ne vale 1 milione di euro, perché chi compra da me non pagherà tasse per i prossimi 6 anni più 6. Allora, voi di Sicindustria dovete battere il pugno sul tavolo. Assolutamente, noi stiamo, l'argomento ZES sta diventando ormai una sorta di litania per noi, nell'arco di pochi mesi abbiamo organizzato già 3 eventi sull'argomento, continueremo a battagliare su questo, così come stiamo cercando
di convincere il vice ministro Carfagna sulla questione della decontribuzione per le regioni, obiettivo 1, sostanzialmente dice tutti i lavoratori, anzi tutte le aziende sui propri lavoratori in questo momento beneficiano di uno sgravio del 30% sugli oneri sociali, quindi su quelli che sono i contributi previdenziali. Questo dato in Sicilia significa, mal contati, 1 miliardo di euro. E sono veramente tanti soldi. Anche lì io voglio approfittare della tua trasmissione per... Sì. Io sono, come dire, in questo senso una sorta di bastian contrario. Credo che il PNRR sia una cosa assolutamente utile, però non è la panacea di tutti i mali. Io sento chiunque dire il PNRR è un'occasione unica che non possiamo perdere, insomma, e via discorrendo. Vorrei ricordare a chi ci ascolta anche che in Sicilia da Agenda 2000 a oggi sono stati spesi 35 miliardi di fondi comunitari. Se noi consideriamo che in Sicilia il PNRR, mal contati, saranno 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, correggimi Agostina se le cose cambiano, significa che noi nell'arco di questi anni abbiamo avuto 17 PNRR e che purtroppo non siamo riusciti ad utilizzare. Infatti sarà qua la bravura della nostra amministrazione, adesso in procinto di cambiare amministrazione comunale, ma soprattutto regionale dopo l'estate. Dottore Cancasci, lei è un... Scusami, completo, sì, non voglio... Certo, pensavo qui che bisogna, avesse concluso. No, qui bisogna in qualche modo far sì che il governo regionale, gli enti locali e quant'altro comprendano che i fondi comunitari, compreso lo stesso PNRR, non solo devono essere utilizzati in maniera veloce, ma non rappresentano spesa, ma investimenti. La spesa è quella che oggi compriamo per vivere, non preferisco la spesa alimentare, ma è a tutto quello che rappresenta il quotidiano. Un investimento è qualcosa che dura nel tempo e soprattutto dà frutti per più anni e crea ricchezza. Oggi abbiamo assistito ad una politica fatta invece di spesa, di realizzazione di infrastrutture, di scuole piuttosto che di palestre che poi non sono state mai aperte, sono state inaugurate e mai aperte. Sì. E c'è una bella differenza. In città tra le due abbiamo cose. Tanti esempi, esatto. Tipo la passerella di Romagnolo. Perfetto, purtroppo l'elenco è molto lungo e riguarda il lungo e largo tutta la Sicilia e non solo. Quindi se io ci parlo sarà di quella perché ho fatto una lotta particolare con il mio lavoro cercando di restituirla alla città, ma non c'è stato verso, è andato di male in peggio, scusi l'ho interrotto. No. Quindi ecco, bisogna in qualche modo l'associazionismo, un po' tutti, pressare affinché si prenda consapevolezza di questo e che chi ha oggi il potere di decidere di in qualche modo quale opere pubbliche, quali investimenti andare a realizzare in Sicilia, lo faccia in maniera veloce e soprattutto lo faccia in investimenti produttivi. Tra gli investimenti produttivi ci sono le imprese. Il lavoro in Sicilia e non solo, lo creano le aziende, lo creano un'impresa, non lo crea lo Stato, e quando lo crea spesso ci sono delle sovrastrutture che diventano dei pozzi senza fondo e anche in questo caso l'elenco sarebbe lungo. Dottore Cancasci, dicevamo, a proposito del PNR, si vuole riagganciare? Ma io credo che il Presidente è stato abbastanza chiaro, io mi auguro solo che vengano spese bene, che comunque dice che si faranno garanti affinché le opere verranno realizzate, credo che sia uno dei punti del bando dove potranno partecipare tutti i progetti anche di riqualifica su delle aree che in questo momento non sono utilizzate. Mi auguro solo, mi riaggancio a... dove il Presidente è stato veramente chiaro dall'A alla Z di quello che è in questo momento lo stato attuale, la fotografia della nostra nazione e anche della nostra bella Sicilia. Spero solo che le pubbliche amministrazioni, soprattutto anche quelle che adesso sono pronte a prendere le nuove redini della città di Palermo e anche quello che potrà essere in comunione con la Regione, perché non è divisa il fronte è unico. Alcune volte ho visto degli scontri fra l'amministrazione locale e la Regione Sicilia e lì ci sono stati dei grandi errori, perché credo che un primo cittadino assieme al Presidente della Regione hanno solo un obbligo, quello di remare nella stessa direzione, a prescindere dal partito che appartengono, che in questo minuto devo dire purtroppo non c'è stato. E chi ne paga le conseguenze è il cittadino, ne paga la città, le infrastrutture e quello che ne consegue. Spero che il PNRR sia un modo per poter chiaramente portare avanti i progetti validi, però io sono molto d'accordo a lui. Noi di PNRR ne abbiamo avuti
Lui dice 17, si è mantenuto molto moderato, penso ne abbiamo avuti una ventina, sono d'accordo molto col Presidente. Sì. Questo vuol dire che all'interno dobbiamo migliorare tanto, altrimenti credo che possono venire altri 100 al PNRR, ma non sarà mai qualcosa risolutivo. Penso che le vostre riflessioni sono assolutamente giuste e non fanno una piega. E devo cominciare a fare i saluti perché mi avvertono che siamo in conclusione. Avvocato Albanese, avvocato, prima di chiudere vogliamo fare un attimo una conclusione, vuole concludere lei su qualche riflessione che è scaturita da questo dialogo? È caduta la linea. Allora lo salutiamo da qua, sperando di averlo prossimamente anche in presenza, in trasmissione. E, tanti saluti, avvocato Albanese, grazie per il suo intervento puntuale. Agostina Porcaro, grazie. Grazie a te, Licia. Sì, semplicemente sottoscrivo quanto detto dal dottore Buongiorno. Accogliamo veramente come sfida quello che è il PNRR e lanciamo in qualche modo un appello alla Regione che tramite il vicepresidente e assessore all'economia Armao è stata molto molto presente rispetto alle imprese con tutta una serie di agevolazioni anche date in periodo di pandemia. E adesso lanciamo questo appello proprio in merito al punto della sburocratizzazione che vorremmo che fosse l'elemento sostanziale di quello che sarà appunto tutto il programma che speriamo possa essere realizzato. Le imprese, come diceva il dottore Buongiorno, rivestono un ruolo importante, al di là dell'edilizia. Le imprese sono foriere di attività produttiva e mi piace ricordare una citazione di Winston Churchill che dice: le imprese molti le vedono come una bestia feroce da uccidere subito, altri come una mucca da mungere, pochi la vedono come realmente è un cavallo che traina un carro molto pesante. Ha ragione Agostina Porcaro, vi saluto, Antonio Cancasci, grazie. Grazie a te, grazie dell'invito e di questa trasmissione che trovo veramente che sia di ottima cultura e di buon gusto. Grazie mille per le sue parole. E Gregory, buongiorno, a presto. A presto, va bene. Ci vedremo a un altro convegno sulle ZES. Sì, va bene. L'altro ieri siamo stati proprio organizzati da loro un bel convegno sul mezzogiorno. Quindi, ciao a tutti, dal salotto è tutto, alla prossima. Ciao. Grazie. Bene. Il salotto di Licia Raimondi, in collaborazione con Fuel Power, i tuoi distributori di carburante di qualità. Betra SRL, Bobcat Official Partner. Zona industriale Ficarazzi, Palermo. Ricambi. Assistenza, vendita e noleggio.